Amato della Valchiria è forse il pezzo più compiuto di tutte le opere di Wagner. A livello drammaturgico è un atto che ha un po' un inizio e una fine, cioè in qualche modo si chiude una storia in questo atto. In principio c'è sempre questa idea della persona che non sa chi è. Questo è un argomento che ha occupato moltissimo Wagner, anche in Lohengrin, anche in altre opere. E qua c'è questo Siegmund, questo tenore, che arriva in un posto sconosciuto, incontra questa donna. Poi arriva Hunding, che è un po' il cattivo. Questi qua a un certo punto si innamorano e fanno un figlio, solo che poi viene fuori che anche sono familiari, sono comunque fratello o sorella. Ma musicalmente è veramente una sinfonia operistica incredibile. E poi anche Wagner comunque come manipola il tempo e insieme al tempo anche noi musicisti e noi pubblico, perché lui all'inizio crea questo ambiente molto misterioso, molto strano, in realtà quasi senza musica, ci sono molte più pause che musica. Crea questa tensione molto molto grande che dura 20 minuti o 25 minuti, che uno che sente la prima volta dice: ma qua dove stiamo andando? Cosa succede qua? E la cosa bella è che Wagner sa benissimo come manipolare il tempo e le persone, perciò da questo nulla, chiamiamolo così, parte una delle arie più belle e poi un duetto d'amore incredibile che finisce, diciamo, su una grandissima montagna wagneriana. Perciò è un altro esempio importante del talento grande di Wagner, che poteva prendere un libretto talmente umile e creare uno dei pezzi musicali più importanti della storia.